Già l'avevamo fatto vedere a Capo d'Orlando l'approccio diverso. A Capo d'Orlando forse c'è stato anche un passo in più in avanti, nel senso che ci sono venuti a riprendere loro nel terzo quarto, hanno messo un attimo la testa avanti, ma sono stati bravi a ricacciarli dietro. E stasera abbiamo avuto la conferma che stiamo lavorando bene e che siamo un gruppo affiatato e sicuramente c'è un mix importante di gioventù, talento e esperienza. Ovviamente c'è tanto da lavorare. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra perché non abbiamo fatto niente, quindi abbiamo fatto solo 3 partite, quindi dobbiamo stare tranquilli, continuare a lavorare così, umili, giocare partita per partita e poi tireremo le somme. Sicuramente le scelte in attacco, gli aiuti difensivi, quelle sono le cose fondamentali. Poi una squadra così giovane, con talento, devi lavorare affinché si riesca a migliorare nel miglior modo possibile, perché comunque non è che si nasce imparati, come si dice. Quindi, sicuramente possiamo migliorare tanto, ma io penso che l'aspetto mentale è fondamentale perché dobbiamo, nel senso, imparare, voglio usare questo termine, imparare a vincere, perché comunque molti ragazzi non hanno mai giocato a livello, diciamo, importante, a livello di Serie A, Lega 2, così, sono le prime armi. Quindi, penso che sia importante saper imparare a vincere. Io tanto. Sto rinascendo. A 31 anni sto rinascendo. Sia anche partita, per fortuna stasera è un No, no, sì, diciamo che ho accettato anche, diciamo, di venire qua prima perché mi ha chiamato Fabio, che abbiamo un rapporto al di fuori dal campo, ma poi sono stato benissimo con lui a Piacenza e il progetto di Biella mi attirava molto perché comunque. Sai, per la prima volta nella mia vita sono la chioccia del gruppo. Di solito ero abituato a essere, diciamo, a star metà lì. Sono contentissimo, anche personalmente sto lavorando bene, cerco di seguire i consigli che mi dà Fabio comunque per cercare di tenere il gruppo e di far migliorare i giovani, ovviamente. Ci sono i pro e i contro ad avere una squadra giovane. Io penso che la cosa importante è continuare a lavorare come abbiamo fatto e non assolutamente fare un passo indietro, perché comunque se no, come abbiamo fatto queste 2 vittorie, ne possiamo fare 5 sconfitte, perché semmai siamo poco concentrati. Dobbiamo avere sempre quella fame in campo, entrare con la fame, perché secondo me, secondo la mia esperienza, così a giocare a tutti i livelli, possiamo vincere e perdere con tutti, perché anche vedendo i risultati poi, cioè, non è che ci sta l'ammazza campionato fino adesso. Sembrava potesse essere Torino. Cioè, fino a oggi, perché aveva stravinto le partite, più di Barcellona, semmai sulla carta una squadra più forte, però invece, cioè, tutti possono vincere con tutti, dalla prima all'ultima. Quindi bisogna stare lì, essere concentrati, stare con la testa bassa e entrare umili in campo, sicuramente.